Ciao a tutti, come flirtare con una ragazza sul lavoro? Beh, devi tenere presente questo, che se sei sul luogo di lavoro, normalmente i luoghi di lavoro, insomma, sono zone e sono ambienti che, dove una persona non si diverte. Quindi, soltanto la capacità di portare allegria in un ambiente di lavoro è già, come dire, una carta vincente per la seduzione, per il coinvolgimento, per il flirt. Quindi, se hai a che fare con delle donne, fondamentalmente, durante l'orario di lavoro, cerca di dimostrarti allegro. Sembra una cosa di poco conto, ma in un ambiente così vai subito in risalto, perché normalmente negli ambienti di lavoro ci sono persone incazzate e depresse che non portano amarezza, sempre scontenti. Invece tu prova a portare allegria, felicità, basta quello per iniziare un flirt. E quindi fai delle battute, cerca di farla ridere, porta l'allegria in un ambiente dove normalmente magari l'allegria non c'è. Prendila un po' in giro, perché ti dimostri un po' irriverente prendendola un po' in giro, e falle provare un po' di emozioni. Poi utilizza molto la comunicazione non verbale, ad esempio quando comunichi con lei, cerca di avvicinarti, di mandare qualche stimolo, cerca di entrare comunque in contatto anche fisico, gioca con gli sguardi. Sono tutte modalità che piano piano la coinvolgono. Non deve avere fretta, tanto non scappa. Se lavorate nel suo posto, in questi casi la fretta è cattiva consigliera. Basta mandare gli stimoli giusti e vedrai che gradualmente si coinvolgerà sempre di più e poi piano piano potrà accettare magari anche di vederti fuori dall'ambiente di lavoro. Meglio evitare di prendere l'abitudine di andare magari troppe volte a pranzo assieme. Ogni tanto chiudi e non andare, perché il tuo obiettivo poi è vederla magari al di fuori del contesto, magari vederla una sera, invitarla una sera. E quindi se dai l'abitudine di andare sempre a pranzo, quella diventa la norma. E invece devi poi interrompere, perché poi nel momento in cui ti allontanerai un pochettino, sarà facile che magari accetti, quando tu la farai, con una scusa, qualche motivo, la proposta di vederti una sera. E allora lì dovrà scattare poi la fase più attiva della seduzione. Ma se arrivi già predisposto, già non devi fare nulla perché sarà già pronta, diciamo, e disponibile. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!